Uomini e donne anticipazioni, Giorgia se ne va, è già scontro tra Niloufar e Sara. Anticipazioni uomini e donne, Niloufar e Sara si scontrano nella nuova registrazione della puntata del Trono Over. Oggi 22 novembre si è registrata un'altra puntata del Trono Over. Ad essere presente nello studio di Uomini e Donne, come al solito, i tronisti e le troniste, Paolo, Nicolò, Sara e Niloufar. Come prima esterna viene mostrata quella di Sara e Lorenzo. I due si incontrano in camerino ma i toni della loro conversazione sono accesi. Lui protesta per non essere stato portato in esterna mentre lei, dal canto suo, trova il ragazzo strafottente. Nel frattempo a Sara arriva un biglietto di Luigi, altro suo corteggiatore, che la invita a raggiungerla fuori. La tronista a questo punto si alza e se ne va, decidendo di concludere così l'esterna con Lorenzo. Entrato in studio quest'ultimo protesta per l'accaduto. Dopo lo scontro con Sara viene mandata in onda un'altra esterna, quella di lui e Niloufar. Le due troniste dunque pare si stiano già contendendo uno dei loro corteggiatori. Niloufar e Lorenzo in esterna fanno merenda insieme, i due confessano un'antipatia reciproca, ma sono pronti a concedersi del tempo. Niloufar in studio dice di non capire bene il ragazzo, vede in lui due persone diverse. Per Sara invece non è così, solo non capisce a chi Lorenzo si è interessato veramente. La Fifella inoltre, dopo essere stata criticata da un corteggiatore, viene difesa da Lorenzo, cosa che infastidisce molto Niloufar. Ex corteggiatrice di Mattia esce anche con Francesco e Giordano. Con il primo non è andata bene come con il secondo. Francesco tuttavia, nonostante tutto, in puntata decide lo stesso di alzarsi per chiederle di ballare. A commentare le esterne delle due troniste interviene anche Tina che, alla luce di ciò che è successo, trova le due ragazze troppo accanite. Per Niloufar e Sara inoltre arrivano altri corteggiatori, tra questi Gianluca, già stato a Uomini e Donne come corteggiatore. Anticipazioni Uomini e Donne, Giorgia abbandona lo studio e saluta Paolo. La puntata continua con i due tronisti, Paolo e Nicolò. Paolo porta in esterna Marianna che, in compagnia del tronista, non spende di certo belle parole nei confronti di Giorgia. In trasmissione quest'ultima è molto risentita per questa cosa ma è arrabbiata soprattutto con Paolo per non essere stata portata in esterna. Il tronista le spiega che il modo in cui si erano lasciati la volta precedente non gli era piaciuto. Giorgia avrebbe dovuto chiedere alla redazione di incontrarlo per chiarire. La ragazza però nello studio si è presentata solo per capire quali fossero le intenzioni di lui. Adesso che le ha sentite è pronta ad andare via. Paolo non vuole che questo accada ma, allo stesso tempo, non apprezza questo modo di fare. Se questa è la posizione di lei, allora è meglio che Giorgia lasci lo studio e torni a casa. Dopo Giorgia ad essere particolarmente arrabbiata con Paolo e Angela, che si rifiuta di fare l'esterna e si nega anche al telefono. I due in studio discutono animatamente, Maria prova a fare il punto della situazione e subito dopo passa a Nicolò. Quest'ultimo ha portato in esterna Marta e Virginia. Le due, dopo aver visto le rispettive esterne, cominciano a litigare accusandosi reciprocamente.
Il tronista sceglie di fare un'altra esterna con Mena, corteggiatrice che non si era dichiarata per lui. La ragazza però, nonostante la sorpresa, gli ricorda che il suo interesse resta comunque per Paolo.